Maxi Stangata estimi catastali, il consiglio comunale all'unanimità decide di sospendere il provvedimento. Dapprima nell'ordine del giorno originario era scritto fino a quando resta in piedi l'IMU, ma grazie all'opposizione si arriva alla decisione finale di eliminare il riferimento all'imposta municipale, ma si opta per la sospensione del provvedimento e basta. La notizia, che sicuramente renderà meno amaro il Natale ai leccesi, proviene dalla Sise comunale, dove è stato affrontato l'argomento su input del gruppo consigliare di opposizione Lecce Bene Comune, che nei giorni scorsi in conferenza stampa aveva preannunciato una mozione per chiedere la revoca della delibera di giunta votata nel 2010, tramite la quale si chiedeva all'Agenzia del Territorio il riclassamento degli immobili sul territorio comunale, una stangata che sarebbe entrata in vigore dal 1 gennaio 2013, ma il Consiglio Comunale, con 25 voti favorevoli, ossia l'unanimità dei presenti, ha rimodulato l'ordine del giorno strutturato dal tandem Attilio Monosi e Pierpaolo Signore del PDL, con lo zampino del Democratico Antonio Torricelli e l'UDC Luigi Melica. Una delibera insomma condivisa da tutto il Consiglio, meno la mozione del capogruppo di Lecce Bene Comune Carlo Salvemini, che ha chiesto espressamente che andasse ai voti, non ritirandola così come ha chiesto il sindaco. Sulla mozione del consigliere l'opposizione non è stata compatta, il Democratico Antonio Torricelli e l'UDC Luigi Melica si sono astenuti. Il primo ha motivato la scelta dicendo che condivideva il provvedimento.